questo video vi ho parlato del mio desiderio di prendere la patente. Dopo qualche ora ho ricevuto un messaggio su Instagram da parte di questa persona che mi diceva appunto che aveva la mia stessa disabilità e che da 5 anni era in possesso della patente, riuscendo a guidare con un joystick. E mi chiede se ho mai pensato di chiedere al mio comune di residenza un progetto di vita indipendente legato alla misura B2. Decido quindi di andare su internet e informarmi su questa misura B2. Trovo questa informazione sul sito della mia regione, dove spiega che questa misura B2 è destinata a persone con disabilità gravi e a persone anziane non autosufficienti, e sono dei fondi destinati appunto per aiutare. Ma prima di andare a vedere queste cose, il mio obiettivo è capire ovviamente se riesco a guidare la macchina. Gli propongo quindi di sentirci in chiamata e nel mentre mi manda dei video del suo canale dove mostra appunto come guida. Ed è veramente una cosa assurda. Sto per salire in macchina, innanzitutto la macchina, dopodiché accendo il telecomando per azionare la pedana. So che non avete visto la questo. È entrato. Giro. Abbasso le gambe, mettiamo la chiave, appositamente modificata per arrivare qua, chiave inserita. Accensione, metto la cintura di sicurezza. Configurazione iniziale dell'auto mi dice di muovere avanti e indietro il joystick della macchina, allineare lo sterzo. Ok, siamo pronti per partire. Metto la marcia indietro, metto la freccia perché mi svolto, guardo lo specchietto, vado prima dritto un po'. E poi, quando sto per uscire, adesso così sto andando in retro, metto la marcia avanti, freccia verso destra, mi allargo perché c'è il mezzo che grandino, poi freccia a sinistra perché vado di là. Dopo aver visto questi video, devo ammettere che ho iniziato a sperare che ci fosse una possibilità anche per me di guidare. Decidiamo quindi di sentirci il mercoledì per fare due chiacchiere insieme. Pronto? Buongiorno, Ciao! buongiorno, piacere. Piacere, come stai? Sono Claudio. Piacere, Claudio, io sono Michele. Tutto bene, caro, tu come stai? Sì, bene, bene, grazie, grazie. Bene, bene. Allora, innanzitutto ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per avermi appunto scritto immediatamente quando hai visto il mio video. Prego, ci sono passato prima per la patente, era qui in tessino. Ma infatti volevo, vabbè, innanzitutto chiederti appunto, da quant'è che tu hai appunto la patente? Da 5 anni. Da 5 anni, cavolo, ma avevi provato a prenderla prima e non ci sei riuscito o ti sei informato appunto solo negli ultimi 5 anni? Guarda, il problema è che io mi ero fermato nel 2010, Ok. parlo di un po' di prima, ma l'allestimento della macchina col joystick, come tu hai visto, è cosa un patrimonio. Ho visto, ho visto. Sei pronto a venderti un rene per Aia! acquistare la macchina? Aspetta, aspetta, fammi vedere. Sì, ok, va bene, il reno sì, ce l'ho. Ok, sono pronto. No, perché il sistema di guida, quello con il joystick, solo quello senza macchina, senza altre modifiche, costa 40.000 euro. Porca vacca, 40.000 euro. Solo quella modifica con il controller, giusto? Sì, esatto, solo il joystick. Poi c'è la pedana, l'ancoraggio della carrozzina, Ok, sì, quello. Allora io su quello l'acquisto della macchina, bla 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 bla. ho visto che modifica la tua macchina. Diciamo che appunto io ho la stessa malattia come la tua, che appunto mi dicevi nel messaggio, l'artrogripposi. Per fortuna, devo dire per fortuna, non sono su una sedia a rotelle, però ovviamente tipo gradini non riesco a farli. Quindi sicuramente per salire nella macchina ho bisogno di un aiuto. Nel scendere no, perché comunque
diciamo che qualsiasi macchina alla fine in cui salgo non ho problemi a scendere, riesco a tirare fuori le gambe da Però solo. attenzione, ti posso dare uno suggerimento. Sì. Un conto è il lato strada, un Ok. conto è il lato guida. Ok, Lato guida tu hai il marciapiede a fianco. certo. Quindi o sei bravissimo a parcheggiare sul marciapiede o rischi di ammazzarti scendendo e Certo, salendo. quindi lì bisogna stare attenti. Ti consiglio prima di verificare se riesci a salire o scendere dal lato macchina. Infatti allora io ti dico che la mia idea era quella di andare a informarmi innanzitutto per la macchina, prima di vedere per la patente. Perché ho detto prima di trovare comunque un mezzo che riesco a portare. Avevo contattato un'azienda di Verona che fanno appunto modifiche per automobili a persone con disabilità. Le ho mandato un'email e non mi hanno risposto. Infatti adesso la mia idea era magari di provare a fare un colpo di telefono per vedere un attimo. Allora, il discorso è questo. Secondo me, te conviene fare una cosa di questo tipo. Allora, ci sono due o tre società in Italia, con il mio e quella di Verona, Ok, che fanno l'allestimento come il mio. mi sa che allora quella Ok? a cui ho scritto è quella di Verona, che infatti ho No, visto. ma non è di Verona quella là, eh. Ok, però magari Io mi sono mandato. forse ha la sede, non lo so. Quella che ho visto io appunto mi diceva Verona. Allora, sono tre le società, le conosco tutte e tre, le ho provato tutte e tre i loro sistemi di guida. Ok. Con joystick sto parlando, Ok, certo. eh. Il primo è ad Asti, la società si chiama Kiwi. Kiwi come il frutto, ok. Io ho provato solo nel parcheggio. Ok. Mi è sembrato buono, però, ti ripeto, nel parcheggio dell'azienda, insomma, Sì, spazio ce spazio ce n'è, n'è. Ok, eccetera. certo. E la terza, quella che ho io, a Treviso, non a Verona, si Ok. chiama Dalbo Mobility, ha un joystick tedesco, è alla seconda edizione, e si chiama Space Drive. È quello che io uso io. Ok, Io uso perfetto. la prima edizione perché, come ti dicevo, la macchina un po' sono sfocillata, io l'ho presa usata e nonostante questo mi è costata comunque Ma sfocillata. appunto, volevo chiederti appunto riguardo a questa domanda, proprio per curiosità. La macchina l'hai pagata con i tuoi risparmi o ti ha aiutato lo Stato? Giusto per capire un attimo. Io l'ho presa usata Ok. e quindi io non ho potuto accedere al 20% del rimborso del sistema di guida Ok. in quanto era già allestita. Ok, che era già. Ok? Ok. Però se tu pensi bene, il 20% su 40.000 sono 8.000 euro. 8.000 euro, certo. E poi in Regione Lombardia c'è Il bando, la legge quella B2 che mi stavi dicendo, che infatti sono No, andato. la B2 è un'altra cosa. Ah, un'altra La cosa, ok. legge 23, Ok. ok? E ti dà al massimo 5.000 euro. Ok. Poi c'hai la detrazione fino al massimo di 19.000 euro, che al massimo vuol dire che dipende da quanto è la tua capacità fiscale. Se hai una capacità fiscale alta, detrai fino al massimo 19.000 euro. Se ne è minore, è ovviamente quella che tu hai come Ok. cifra massima. Ok. Ok, capito. Io, pur lavorando, ho potuto accedere solo a 3.000 euro, 4.000 euro Ah, di porca vacca. detrazione in 5 anni. Porca Sostanzialmente me lo sono pagato. vacca. Quindi tu praticamente ho sentito appunto che lavori, giusto? Hai un lavoro e tutto in autonomia, vai al lavoro con la tua macchina. In realtà, da quando ho scoperto il Covid, lavoro da casa. Lavori smart working, ok. Sì. Io anche appunto adesso sto cercando un lavoretto da fare, diciamo, in contemporanea comunque con il mondo dei social, perché comunque io, come ho sempre detto, il mondo dei social per me è un hobby in primis. Sono una persona che non riesce mai a star ferma, quindi vorrei cercare anche di provare nuove esperienze. Quindi adesso ho fatto un colloquio di lavoro da poco, però anche lì ovviamente sto vedendo anche smart working. Però giustamente per dove abito e mia mamma purtroppo non guida, avere la patente per me sarebbe una comodità assurda. Consiglio che mi dai tu, magari provare a sentire l'azienda, quella che ha fatto a te la macchina, magari di andare a informarmi un attimo a vedere. Tu sei andato proprio di persona a vederla, là a Sì, sono Trieste? andato di persona, A a Trieste. Treviso. A Treviso, ok. Sì, sono andato di persona.
Ok. Il cantante proprio Treviso è Conegliano, o meglio, San Benignano, proprio la frazione. Io appunto ti consiglio di andare in una di queste tre aziende per capire, hanno l'occhio clinico, diciamo, Ok, sentiamo, certo. e quindi riescono a capire i tuoi movimenti, cosa puoi fare, cosa non puoi fare, se è Certo. meglio che guidi in carrozzina, se è meglio che non guidi in carrozzina. Quello che Ok, vuoi fare, e puoi fare. ok. Perfetto, allora. Guarda, io veramente ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Ti Grazie a te. auguro una buona giornata e ci sentiamo presto, allora. Buona Ok, ciao, buona giornata. giornata, ciao. Bene, ragazzi, vedete? Le cose, basta volerlo e basta informarsi, ci sono. Adesso, prossimo step, chiamiamo questa azienda, vediamo di prendere un appuntamento e cerchiamo di andare di persona appunto a vedere se riusciamo a far guidare questo stortino. È passato qualche giorno dall'ultima chiamata con Claudio e adesso ho intenzione appunto di chiamare l'azienda, quella che l'ha aiutata appunto a trovare la macchina perfetta, ovvero la Dalmo Mobility. Cerchiamo di prendere l'appuntamento con loro per andare di persona e vediamo innanzitutto magari se ci danno qualche informazione in più al telefono. Sì, pronto, buongiorno. Io volevo un'informazione. Praticamente io sono un ragazzo con una disabilità chiamata artrogriposi congenita. È un po' di giorni che appunto diciamo che sto cercando di informarmi per vedere di prendere la patente, se ovviamente se avevo la possibilità. Ho avuto praticamente modo di conoscere una persona che si è affidata al vostro aiuto per fare una macchina con un controller, con un joystick. Volevo appunto capire se c'era possibilità di prendere magari un appuntamento per venire di persona, per parlare, per vedere un attimo. Facciamo questa cosa qua. Un attimo che mi prendo nota, posso dargli il tuo? Sì, assolutamente, assolutamente. Ok, mi ripeti il tuo nome. Allora, il mio nome è Michele Spanò. Chiami da? Io chiamo da Como. E noi possiamo, nel caso facciamo così, per chi ha voglia di provare appunto il sistema di guida, facciamo un piccolo pacchetto che si chiama test drive, dove si va in una pista sicura qua vicino alle nostre zone e proviamo con il nostro veicolo tutti adattato tutte e tre paravan space drive 1 e 2 guida controlli in base appunto alle forze di sicurezza che si hanno sulle mani. In base a quello si va a configurare il veicolo la guida e poi si fanno tutte queste. Ok, E fantastico. il costo è di 200 euro, attacca pista, assicurazione, tutto quanto. La cosa dura più o meno un'ora, nel senso che prima si va a vedere insieme ad Alessandro, il titolare, un attimo quale secondo lui è la configurazione più adatta per te. E poi si va in base ai primi giri in pista a modificare oppure a vedere se c'è qualcosa che si può cambiare Che si può per migliorare fare. la Ok, perché io appunto non, diciamo, non sono sulla sedia a rotelle, ho il problema però tipo a salire in pedale. macchina più che a scendere, perché a scendere diciamo che riesco in autonomia anche a piegare le gambe e a riuscire a scendere. Però invece per salire non riesco, almeno che non c'è abbastanza spazio per poter sedermi sul sedile e piegare quel poco le gambe, perché comunque non le piego proprio tantissimo, ecco. Abbiamo sedile che si toglie, quindi possiamo quindi porre un sedile, farti sedere sul sedile e metterti sul pedale, Oh, fantastico, fantastico. Allora, io appunto, essendo di Como, diciamo che è un po' lontano, dovrei un attimo organizzarmi per, diciamo, per venire giù. Però indicativamente se voi avete già in mente una data, io appunto posso vedere di mettermi d'accordo e e un po' di materiale e poi ti scrivo sulla mail che dato la disponibilità. Stavo pensando, per siccome io ne ho già una l'11 di maggio, di farne un'altra sempre a maggio, come arriva sulla fine. Adesso devo vedere però i suoi impegni. Va benissimo, va benissimo. Appena so qualcosa ti mando tutto quanto e ti scrivo anche la data. Va benissimo, allora, ti ringrazio gentilissimo. Ti auguro una buona giornata allora, ciao. Bene ragazzi.
Si va in pista allora. Sono fiducioso, speriamo in bene e vediamo.